Amici di Hellas Live, siamo al Bottagigio, quello che era sino a pochi mesi fa lo storico campo di allenamento delle giovanili del Chievo. È qui dove la società di Camperelli è nata, cresciuta e diventata comunque per anni la seconda squadra di Verona. Come ben sapete, lo scorso 16 giugno, grazie a un'asta fallimentare, l'Hellas Verona ha acquisito questo bellissimo centro sportivo per 3,3 milioni di euro e oggi eccolo qui la prima insegna che campeggia qui all'esterno del centro sportivo Bottagigio Center. Questa è una bellissima struttura, una grandissima cubatura che oltre agli spogliatoi e la palestra permetterà poi di creare anche una foresteria per le giovanili. Vi ricordo che qui si alleneranno le giovanili dell'Hellas Verona. Siamo a due passi dal centro di Verona e sicuramente questa è una struttura molto molto importante. Come vi avevo già raccontato, non figurano più in nessuno dei tre campi le porte che sono state tolte, come potete vedere da questo video che sto facendo. Oltre quella insegna c'è anche uno striscione, eccolo qui, che campeggia su il lato e va appunto a confermare che l'Hellas Verona piano piano si sta insediando in quella che sarà appunto la nuova casa delle giovanili gialloblu. A metà settembre, entro metà settembre, saranno pronti gli spogliatoi. Sono tanti i lavori di ammodernamento perché, come potete vedere, anche il sintetico è stato a dir poco utilizzato e quindi è da cambiare. Bisognerà vedere poi quale sarà la strategia della società di Maurizio Setti. Questa è la tribuna coperta, quindi qui si giocheranno tantissime partite. Bisognerà poi capire, di sicuro la primavera non giocherà qui, anzi si continuerà ad allenare a Castelnuovo, a stretto contatto con la prima squadra di Paolo Zanetti, ma sicuramente questo è un grandissimo colpo, mi permetto di dire, per quel che riguarda l'Hellas Verona, perché a due passi da Verona, dal quartiere Stadio, dal centro di Verona, da San Zeno, insomma siamo veramente in una zona molto molto strategica e qui quello che sino a pochi mesi fa era la sede degli allenamenti del Chievo, dove appunto il Chievo di Papà Campedelli ha fondato una di quelle società che nel calcio che conta è riuscita con gli anni poi a farsi valere anche a livello nazionale. Sapete benissimo come è andata a finire purtroppo per loro la vicenda legata al Chievo. Adesso dal 16 giugno scorso appunto è diventata la casa delle giovanili dell'Hellas Verona e con oggi i primi simboli, i due mastini, la scritta della Verona Football Club, campeggiano adesso qui al Bottagigio. E questo cosa comporta? Che nei prossimi giorni, attivamente, di giorno in giorno, ci sarà un restyling importante di questa importante struttura che fungerà appunto da fucina per i nuovi talenti gialloblu, ripeto, settore giovanile, non la prima squadra, che permetterà di prepararsi per i campionati provinciali, regionali e nazionali sino all'Under 18.